Ben ritrovati all'appuntamento con Cinema News, il settimanale di informazione cinematografica di Every Eye. Il rumor più interessante della settimana è sicuramente quello legato al reboot di Spider-Man. Stando a delle voci di corridoio, la Sony Pictures e Marvel Studio avrebbero ingaggiato Drew Goddard, autore dell'horror Quella casa nel bosco, come regista e sceneggiatore di questo nuovo inizio, possibilmente titolato The Spectacular Spider-Man. Nella pellicola dovrebbero comparire i Sinistri 6 e Iron Man. Rumoreggiato come frontrunner per il ruolo del protagonista Dylan O'Brien, il giovane attore della saga cinematografica The Maze Runner e del serial televisivo Teen Wolf. Ha causato grande scompiglio e curiosità nei fan di tutto il mondo le prime foto di Jared Leto con i capelli cortissimi e privo di sopracciglia. Il motivo di questo improvviso cambio di look? Il premio Oscar per Dallas Buyers Club si sta preparando per il ruolo di Joker, l'iconico villain della DC Comics, a cui darà vita nell'atteso Suicide Squad. Il film, diretto da David Ayer, vedrà Leto affiancato da star del calibro di Will Smith, Viola Davis, Margot Robbie e la modella Cara Delevingne. L'uscita è fissata per l'agosto del 2016. Sempre per restare in tema di supereroi, vi segnaliamo l'uscita del terzo spettacolare trailer di Avengers, Age of Ultron, atteso cinecomics di casa Marvel Studios, in uscita questo 22 aprile in Italia. Nel filmato, della durata di 2 minuti, riusciamo a dare anche una prima occhiata al personaggio di Vision, interpretato sul grande schermo da Paul Bettany. In questo sequel, firmato ancora una volta da Joss Whedon, vedremo gli eroi più potenti della Terra impegnati a combattere il temibile Ultron. Il villain è impersonato da James Spader e i suoi due nuovi alleati, i gemelli Scarlet Witch e Quicksilver. Di tutt'altro genere è invece The Vatican Tapes, il cui primo terrificante trailer è stato rilasciato sul web qualche giorno fa. Il thriller paranormale uscirà nei cinema statunitensi questo maggio per la regia di Mark Neveldin, uno dei due registi di Ghost Rider, Spirito di Vendetta, e seguirà una giovane ragazza posseduta da una forza demoniaca antica e piuttosto potente. Il film vedrà nel cast Michael Peña, Jaiman Hansio, Dow Gray Scott e Kathleen Robertson. Nel frattempo inizia ufficialmente il casting di Independence Day 2, sequel del colossal datato 1996, che debutterà nel cinema di tutto il mondo a giugno 2016. Nel cast della pellicola ritroveremo Bill Pullman e Jeff Goldblum, mentre tra i new entry ci saranno Jesse Usher e Liam Hemsworth. Il primo darà il volto a Ross Bagley, il figlio del personaggio interpretato da Will Smith nel precedente capitolo, mentre il secondo sarà il genero del presidente Whitmore. Sempre in tema di casting, segnaliamo l'ingresso del premio Oscar Jennifer Lawrence nel cast di It's What I Do, A Photographer's Life of Love and War, nuovo biopic diretto da Steven Spielberg. La pellicola sarà basata su un libro autobiografico di Lindsay Addario, una fotografa che ha scelto di rischiare la vita ogni giorno per raccontare la verità ed è finita per girare il mondo. Prodotto da Andrew Lasa, il film sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Altro progetto interessante che sta prendendo piede è quello relativo alla vera storia di Billy Milligan, un criminale affetto da disturbo di personalità multipla, accusato di aver rapito, violentato e rapinato 3 studentesse universitarie. La sua vita sarà narrata nel drammatico The Crowded Room. A dare il volto a Milligan ci sarà Leonardo DiCaprio, da sempre interessato al ruolo, qui anche in veste di produttore. Attualmente Jason Smilovich sta scrivendo il copione. Dopo 3 anni di sviluppo ci sono progressi anche per l'adattamento cinematografico di Gran Turismo, noto videogame di culto. È di questa settimana la notizia che vuole il regista di Tron Legacy e Oblivion, Joseph Kosinski, attualmente in trattative avanzate per dirigere il film. La pellicola seguirà un giocatore che diventerà un automobilista ed è stata scritta dallo sceneggiatore Alex Tse. Tra i film già in sala vi consigliamo di recuperare il drammatico The Search, il nuovo film del regista premio Oscar per The Artist, Michel Hazanavicius, presentato in concorso al Festival di Cannes 2014. Ambientato durante la Seconda Guerra in Cecenia, il film segue 4 personaggi, i cui destini finiranno per incrociarsi. Nel cast troviamo Berenice Bejou, Annette Bening e Maxim Emelianov. Tra i film in uscita questa settimana, invece, vi segnaliamo l'uscita di Cenerentola, adattamento cinematografico in live action del famoso film d'animazione della Walt Disney Pictures. Alla regia di questa attesa versione c'è Kenneth Branagh, regista del primo capitolo dedicato al dio del tuono della Marvel, Thor, mentre il delicato compito di dare il volto alla giovane protagonista è stato affidato alla bella Lily James. Ad affiancarla troviamo un cast che include Richard Madden, Kate Blanchett, Stellan Skarsgård e Helena Bonham Carter, quest'ultima nei panni della fata madrina. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con Every Eye Cinema News.